Nelle passate settimane vi abbiamo presentato l'anteprima del Blackview A5, che potremmo considerarlo il fratello minore di Blackview A8, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma anche per quanto riguarda il prezzo. Infatti qui riusciamo con questo device a scendere a circa 35-40 euro. La domanda che ci poniamo è la seguente: il gioco vale realmente la candela? Beh, non perdiamo altro tempo e scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa. Per Blackview A5, come avevamo visto per Blackview A8, la confezione di vendita risulta essere molto completa e ricca anche dal punto di vista degli accessori. Infatti, all'interno della stessa troviamo, oltre il classico cavo USB, micro USB, il caricabatterie da 0,15 A, troviamo anche una cover trasparente in silicone e anche un paio di cuffie in-ear, sebbene di qualità non eccelsa. Per quanto riguarda invece il device e il posizionamento dei tasti, sulla parte laterale destra troviamo il tasto di blocco accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, tra l'altro molto gradevoli perché praticamente a filo con il frame perimetrale interamente realizzato in materiale plastico. Sul lato sinistro invece troviamo la zona completamente liscia. Mentre andando ad osservare la parte inferiore del device, troviamo anche qui tutto completamente pulito, se non fosse per la presenza del microfono principale. Spostandoci invece sul bordo superiore, troviamo invece l'ingresso per la micro USB e l'ingresso per il jack da 3,5 mm. Per quanto riguarda invece la parte posteriore del device, come avevamo detto nella nostra anteprima, troviamo una backcover molto gradevole, realizzata anch'essa in materiale plastico con un effetto similpixel, dove trovano posto nella parte in alta centralmente la fotocamera da 5 megapixel, con lateralmente a sinistra il singolo flash LED, mentre nella parte bassa troviamo il logo del produttore e ancora più in basso troviamo l'altoparlante principale di sistema. Per quanto riguarda invece la parte frontale del device, troviamo un'unità da 4,5 pollici di diagonale con risoluzione 854x480 pixel. Nella parte inferiore trovano posto i tre tasti sistema non retroilluminati ma con la presenza del feedback della vibrazione, mentre nella parte superiore troviamo solo la capsula auricolare e la fotocamera da 2 megapixel. Rimuovendo la backcover del device, come avevamo detto in precedenza, realizzata in materiale plastico, troviamo la batteria da 2000 mAh. I due slot per le micro SIM e lo slot per l'espansione di memoria fino a 32 GB. Per quanto riguarda invece l'hardware che muove il dispositivo, anche qui non troviamo particolari novità rispetto alla maggior parte dei device di fascia low cost. Infatti, vecchia conoscenza, è presente anche sul Blackview A5 il MediaTek MT6580, una CPU quad-core Cortex A7 cloccata a 1,3 GHz, abbinata a 1 GB di memoria RAM e a 8 GB di storage interno, che come detto in precedenza è possibile espandere attraverso una micro SD fino a 32 GB. Gradita sorpresa invece riguarda il software all'interno del Blackview A5. Infatti troviamo la presenza già out of the box di Android 6.0 Marshmallow. Per quanto riguarda la ROM, praticamente ci troviamo di fronte a una ROM di tipo stock. Infatti la personalizzazione da parte del produttore si linea soprattutto a quella che è la parte grafica e quindi soprattutto ha un design diverso per quanto riguarda le icone. Considerato il prezzo di vendita molto basso di Blackview A5, è evidente che da parte del produttore molte scelte per quanto riguarda anche la parte hardware sono state proprio vincolate sotto questo profilo. Infatti il display è un'unità da soli 4,5 pollici di diagonale con risoluzione 854x480 pixel. Inoltre, per quanto riguarda la taratura dei colori, bisognerà accontentarsi di quella scelta dal produttore, poiché all'interno del menu impostazioni non è presente l'opzione Miravision. Per quanto riguarda il comparto multimediale di Blackview A5, troviamo una fotocamera posteriore principale con sensore da 5 megapixel SP5409 abbinato a un singolo flash LED, mentre nella parte frontale troviamo una fotocamera da 2 megapixel. Riguardo invece l'app che gestisce le fotocamere, troviamo la classica interfaccia stock di tipo MediaTek senza particolari personalizzazioni da parte del produttore. Riguardo invece agli scatti ottenuti con entrambe le fotocamere, possiamo dire che sono di qualità realmente
sicuramente molto bassa, e questo avviene sia in condizioni di buona luminosità che in condizioni di bassa luminosità, e in particolar modo nelle fasi notturne, dove il rumore di fondo è realmente molto accentuato. Riguardo inoltre il punto e scatta, anche qui troviamo delle grosse difficoltà, infatti la messa a fuoco della fotocamera risulta essere molto lenta, con problematiche appunto nelle situazioni in cui cerchiamo di effettuare degli scatti piuttosto rapidi. Purtroppo, sempre per quanto riguarda il comparto multimediale, la situazione non migliora nel test di registrazione che abbiamo effettuato per quanto riguarda i video. Infatti i video risultano essere sostanzialmente molto poco stabilizzati, molto un po' mossi, e c'è anche una tendenza a sgranare. Inoltre abbiamo notato che l'audio in registrazione risulta essere particolarmente basso. Il formato, oltretutto, nel quale vengono registrati i video, il .3GP, come abbiamo detto e come abbiamo visto in altri device, risulta essere piuttosto obsoleto e non utilizzato dai device di ultima generazione. Riguardo la parte gaming, anche qui le grosse limitazioni di BlackVIO 5 derivano sostanzialmente dall'hardware a bordo. Infatti, sebbene possano essere giocabili titoli importanti quali Real Racing o Asphalt, sostanzialmente l'esperienza di gioco è veramente non particolarmente gratificante. Infatti a bordo troviamo una GPU Mali 400 MP1, ma nello specifico non aiuta anche il fatto di avere uno schermo a disposizione particolarmente piccolo e con una risoluzione molto bassa. E infine siamo giunti alle conclusioni per quanto riguarda la recensione completa del BlackVIO 5. Cosa possiamo dire di questo device? Beh, sicuramente dalla sua parte il prezzo di vendita al pubblico, come vi abbiamo detto, si aggira intorno ai 35-40 euro. Ha una dotazione di accessori comunque completa, sebbene non di qualità eccelsa, ha una costruzione solida, tutto sommato un design gradevole ed è molto compatto, quindi piccolo anche da utilizzare e comodo nell'utilizzo quotidiano. Ci sentiamo di dire però che a fronte di questo ha un hardware datato, e comunque nel complesso ci sentiamo di dire di consigliare questo device per un utilizzo secondario, quindi da tenere come telefono d'emergenza oppure come telefono sul quale vogliamo mantenere una seconda SIM completamente svincolata dalla SIM che utilizziamo col nostro smartphone principale. C'è anche da dire appunto che per una cifra di poco superiore potete prendere in considerazione il BlackVIO 8 che abbiamo di recente già recensito, e che sicuramente a fronte di questa piccola spesa offre qualcosa in più in termini di gestione complessiva durante l'uso quotidiano. In descrizione trovate il link se desiderate acquistare il device e anche tutti i link per seguirci sui nostri vari social qualora non siate iscritti. Io mi auguro che la recensione di BlackVIO 5 vi sia piaciuta, e nel caso mettete un bel like. Per il momento è tutto, un saluto da Roberto per GizChina.it.